Buongiorno a tutte e a tutti. Carnevale. Nel pomeriggio di domani, domenica 18 febbraio, ritorna il Carnevale di Quigliano. L'iniziativa vede coinvolte le realtà associative del territorio con il supporto organizzativo del Comune di Quigliano e la collaborazione della Società Cattolica Don Bazzano. L'appuntamento è previsto alle ore 14 presso il parcheggio pubblico in località Massapè, vicino all'area canina, dove si ritroveranno tutti i gruppi in maschera. Alle ore 14:30 inizierà quindi la sfilata tra le vie cittadine, che sarà arricchita dalla partecipazione degli attori e figuranti della compagnia Teatro Scalzo di Genova, con trampoli e personaggi della tradizione carnevalesca. Verrà garantito il servizio di viabilità a cura del Comando di Polizia Locale con il supporto collaborativo del Gruppo Alpini Valdoligo Requigliano e della Protezione Civile di Quigliano. Al termine del percorso, il corteo raggiungerà la sede della Società Cattolica Don Bazzano, via Don Pelunfo numero 1. In questa occasione, gli attori e figuranti collaboreranno con i bambini e i ragazzi di tutte le età per i giochi e le animazioni, mentre sarà possibile gustare le focaccette quiglianesi di patate recentemente riconosciute dalla Regione Liguria come prodotto d'eco e inserite nel relativo registro regionale. Teatro. Una nuova stagione teatrale per il Teatro Nuovo di Valleggia, intitolata Parole e Musica, con cinque spettacoli di alto livello e un palinsesto che nasce dalla direzione artistica di Roberto Grossi e dalla felice nuova collaborazione tra l'Associazione Teatro Nuovo di Valleggia e l'amministrazione comunale di Quigliano, con il patrocinio della Fondazione De Mari. Questa iniziativa si pone anche l'obiettivo di contribuire ulteriormente a rilanciare il Teatro di Valleggia. Questa stagione nasce all'interno della terza edizione della manifestazione culturale MUSAC. Il programma rappresenta davvero l'occasione per presentare a Quigliano spettacoli di rilevanza nazionale e con un'alternanza di generi, dal recital tematico alla riflessione civile, dove non mancheranno le occasioni per riflettere insieme sul mondo che ci circonda, su ciò che stiamo vivendo, sul passato, presente e futuro del mondo occidentale. Cogliamo l'occasione per ringraziare l'Associazione Teatro Nuovo di Valleggia, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i volontari e collaboratori tutti. È possibile effettuare gli acquisti dei biglietti in forma singola o mediante abbonamenti a più formule online attraverso la piattaforma www.entitybride.it o al botteghino nelle serate degli spettacoli. La giornata di giovedì 29 febbraio 2024, dalle ore 16 alle ore 20, sarà possibile acquistare abbonamenti e biglietti presso il Teatro Nuovo di Valleggia. Per informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Cultura della città di Quigliano 019 2511 oppure inviare un'email all'indirizzo servizi.cittadino@comune.quigliano.sv.it. Emissione impianto deposito Sarpo. A seguito anche delle segnalazioni pervenute da cittadini dei sopralluoghi effettuati relativi al manifestarsi di emissioni odorigene provenienti dal deposito Sarpo di Quigliano, è stata affrontata con immediatezza la situazione. In primis è stato organizzato un primo incontro con i diversi enti pubblici competenti in materia, la provincia di Savona, ARPA, l'ASL e numero 2 del Savonese e Sarpo, al fine di valutare congiuntamente le problematiche esposte, la situazione e le possibili azioni conseguenti al fine di limitare ulteriormente le problematiche medesime. In conseguenza sono state concordate ulteriori iniziative di approfondimento sia in collaborazione con Xarco e sia in modo autonomo. In conseguenza è stato attuato un incontro con i cittadini maggiormente interessati dalla presenza dell'impianto e Sarpon per ulteriormente recepire informazioni e comunicare in merito alle azioni intraprese. Orario ricevimento pubblico. Il sottoscritto riceve ordinariamente il pubblico con le seguenti modalità: presso il municipio, località Massapè 21 a Quigliano, ogni mercoledì
dalle ore 9 alle ore 11.30, online ogni mercoledì dalle ore 8, dalle ore 11.30 alle 13. Presso via Diaz 77 a Valleggia ogni mercoledì dalle 17 alle 18. Presso l'ex scuola in via Bricco 34 a Cadibona ogni primo mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Presso l'ex scuola in piazza Veirasca Montagna ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Presso via Cavassuti 10 a Roviasca ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 15.30. È richiesta la prenotazione al numero 019-2503 oppure l'email ufficio.segreteria@comune.quigliano.sv.it. Sono esclusi dai ricevimenti pubblico i giorni festivi. Commissione comunale, martedì prossimo 20.02 alle ore 18.30, si terrà la prima commissione presso la sala giunta della sede comunale, ordine del giorno presso le bacheche comunali site sul territorio. Buona giornata a tutte e a tutti.